un'anteprima per un futuro video. Prima però devo girare le parti a campo di tiro. Quindi per ora niente, per ora vi beccate solo su cosa anteprima. Block 17 FTO allestita a Tony System. Manca ancora qualcosina perché voglio ordinare qualche altro pezzettino. Devo aspettare l'apertura economica. Voglio ordinare la levetta maggiorata se ce l'hanno per lo sgancio del carrello, perché con il poggiadito in posizione leggermente più arretrata come l'ho messo, che mi torna benissimo, sono sicuro che riuscirò a farci quasi meno volanti, ma ci va un pochino a interferire con la levetta, diventa più difficile. Si smonta lo stesso, però diventa più difficile. Si smonta comunque, però con la levetta maggiorata sarebbe più comodo, e magari con l'orsabbia come il resto dei pezzettini aggiunti, e poi lo sgancio del carrello maggiorato, o dopo il maggiorato, perché anche quello, ora che tutto è così ergonomico, si sente la differenza tra la roba Tony System e la roba di serie, si sente parecchio la differenza. Sinceramente sono molto contento di questa roba, qualche test l'ho già fatto, ma ora devo testare l'accoppiata tra compensatore, che avevo già provato e mi era piaciuto, ma mi costringeva a usare delle cariche caricate con la pala, perché praticamente fra il compensatore e senza compensatore c'era oltre un grado di differenza, se no non riarmava. Allora ho messo la recoil spring, la molla di recupero del carrello, invece che da 17 originale l'ho messa con l'asta guidamolla di Tony System, ho messo una molla di Tony System da 12. E devo anche prendere un altro pad del caricatore, perché ne ho preso uno solo, ma sono stato coglione, because io ho due caricatori da 15, quelli base diciamo, e con il pad originale non funzionano bene. Col pad modificato entra perfetto, si incastra perfetto. Col pad originale bisogna partire, lasciarlo tutto mezzo fuori e partire da qua giù a dargli una pacca, allora si riesce a infilarlo, ma non è una cosa saggia da fare, diciamo. Quindi no, non va bene. Va ordinata questa rovina, ora aspetto appunto, come dicevo, di poter mordere. E faccio queste altre modifichine, però intanto devo provare l'accoppiata compensatore e molla di recupero, in maniera da cercare di avere una configurazione che mi consenta di levare il compensatore, cambiare la molla di recupero e continuare a usare le stesse munizioni. Semplice, per semplicità sul campo di tiro fare questa cosa qui. E poi importantissimo, devo trovare la via di fare una fondina, perché così non entra in nessuna fondina nell'universo, entra solo in quelle generiche che sono cinesi da soft air, che sono larghe così, e qualsiasi pistola ci va là dentro, ci va qualsiasi pistola, si regolano col velcro, e allora ci va anche questa, ma non è una fondina seria. Bisogna rifare una bella fondina in Kydex con il canale per questo qui, quindi questa forma qui, più dovrò mettere qualcosa dietro che me lo prolunghi e mi faccia il canale da cui questo passa per andare a poi a incastrarsi. Che dire, sono veramente molto contento di questa roba, mi piace l'estetica, sono contento di non averla presa rossa metallizzata, verde metallizzata, blu metallizzata o cose simili. Gli unici tre colori che potevano essere di mio gusto erano il nero, eventualmente l'argento, però non mi piaceva l'argento su un'arma nera, non mi piace tanto accoppiata, o se no è sabbia. Mi dispiace soltanto che ormai il compensatore l'ho preso nero e rimane nero, perché questo costa tanti soldini. Non lo cambio. Però insomma sono contento di questa robina, e dopo il test a fuoco faccio tutto il video della review della roba di Tony System. Ora non so se riuscirò a avere i soldini per ordinare prima di fare il test a fuoco, semmai poi
poi ordino il resto, faccio gli scambi e faccio un altro video, mi ho guadagnato un video gratis. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su Taprak Bang, ma questa è una breve anteprima.